una puntata tutta da assaporare. Le papille gustative sono già in frenesia. Ciao Laura! Ciao Claudia! Laura è la titolare e la cuoca del ristorante Vita Nova. Che cosa stai preparando di buono? Oggi è una cena tutta speciale, per ospiti speciali. Sento un profumino, l'olfatto sta già allertando gli altri sensi. Il menù prevede una polpettina di melanzana ripiena di caprino con il miele e i pomodorini disidratati. Poi gli asparagi passati nel burro con il lardo messo sopra e poi un po' di ricotta mustia. Poi prevede le loriguitas con il ragù di galletto, che è una ricetta tradizionale sarda, ma noi diciamo la facciamo un po' più moderna. E poi prevede un brasato di guancia di manzo col vino rosso e gli agrumi, servito con una bietolina saltata con il pomodoro secco e patata morbida, e poi un dolce magnifico che è un semifreddo al miele con le mandorle. Bene, un ricco menù per ospiti speciali, ma sì. I prodotti dove li hai presi? I prodotti sono magnifici e sono tutti di Colliretti e sono dei prodotti veramente speciali. Ma come facciamo a riconoscere un prodotto fresco? Allora, per quanto riguarda le verdure, la frutta deve essere turgida, non deve essere molle, cioè proprio si vede, deve avere un bell'aspetto, il che non vuol dire che non possa magari avere delle ammaccature o dei piccoli difetti, o che debba essere per forza grande o chissà che. Appunto, deve essere non con grinze o con cose del genere. Per quanto riguarda il pesce, ugualmente è molto importante guardare non solo l'occhio, perché nell'occhio possono mettere colliri o robe del genere. Anche il pesce deve avere e deve essere turgido, e potrebbe, ad esempio, se è rigido, vuol dire che ha ancora il rigor mortis ed è molto fresco. Per quanto riguarda il merluzzo, una cosa ad esempio è molto facile, perché se ha la pancia tonda, gonfia, vuol dire che è fresco, nel senso che appunto è un pesce di fondale, quindi come lo tirano su gli si gonfia la pancia. Quindi possiamo consigliare ai nostri telespettatori di acquistare sempre locale? Sì, assolutamente. La filiera corta, traiettoria di futuro e prospettiva per la nostra Sardegna. Vedo un ingrediente indispensabile per la cucina. Sì, è l'olio di betti. Oggi più che mai è importante produrre prodotti di qualità, prodotti che arrivano direttamente dalla nostra terra con un impatto sicuramente sostenibile. Io nello specifico produco olio extravergine di oliva biologico da 20 anni e riesco a produrlo facendo alta qualità, monitorando i miei alberi tutte le stagioni con sistemi che mi consentono di poter produrre un olio eccellente anche in agricoltura biologica. Le nostre imprese sono strutturate per poter vendere i nostri prodotti a chilometro zero. Lo facciamo direttamente nei mercati di Campagna Amica, lo facciamo con la vendita diretta dentro le nostre aziende multifunzionali, ed è questo l'obiettivo, di continuare a produrre per poter dare al consumatore la massima qualità. Laura, vedo che nella tua cucina utilizzi molta frutta e verdura. Sì. Per noi è fondamentale, tra l'altro nel pranzo ad esempio abbiamo sempre una proposta vegetariana, ma anche nella proposta della cena. Io credo che la cucina vegetariana dia delle possibilità enormi, proprio scateni la fantasia, e quindi noi ne utilizziamo veramente veramente molte. Abbiamo fatto anche dei corsi specifici di alta cucina vegetariana in maniera insomma
da poter pensare anche delle ricette diverse. Ma sempre dai nostri amici produttori? Certo, sempre a chilometro zero e sempre a Campagna Amica. Antonio, tu oggi sei qui come produttore e consumatore. Che cosa hai portato di buono? Io ho portato i miei pomodori da Terino, che sono dei pomodori dolci, a buccia molto fine, saporiti e che produciamo nelle nostre serre da semini. E non solo il pomodoro però? No, anche le nostre bietole che garantiamo con zero antiparassitari. Va bene, il piatto sono le lorighitas con un ragù di galletto, è un galletto ruspante di Terralba, è tagliato piccolissimo ed è tutto disossato e non ha la pelle. I pomodorini confit, fatti con l'aglio fresco a parte, sopra abbiamo messo un pecorino di Monastir al tartufo. Adesso abbiamo degustato quello che è un prodotto della produzione della Sardegna, di una pasta fatta a mano, le lorighitas, che sono un prodotto tradizionale della nostra regione, che sono in questo caso un prodotto da filiera corta, quindi chilometro zero, prodotto dall'azienda agricola che produce il grano, che fa la trasformazione e arriva sino alla pasta. Quindi è un prodotto di tradizione, un prodotto che può essere anche un ambasciatore di quelle che sono le conoscenze e la cultura contadina. E poter degustare questi prodotti o comunque trovarli anche nei ristoranti sono quell'occasione per... io dico sempre che il ristoratore, comunque chi cucina, elabora questi prodotti del sapere e della cultura contadina, diventa uno degli ambasciatori di questi prodotti nel mondo. Locali si possono trovare anche in ristorante? Assolutamente sì, noi auspichiamo per il futuro che tutti i ristoranti prendano esempio da questo straordinario locale che sta valorizzando le produzioni tipiche, che crede nell'unione tra i prodotti tipici e la ristorazione per valorizzare col turismo che c'è a Cagliari la possibilità di far conoscere la reale tipicità, non quella in qualche modo blasonata dei prodotti imitati, ma ad esempio dietro la manifattura di questo lorighitas, sapere che ci sono state delle signore, delle mani in qualche modo che hanno lavorato questa pasta, fa pensare chiaramente al fatto che c'è un territorio, c'è un'azienda, c'è un futuro anche per quelle realtà rurali, perché sappiamo che questa pasta è di Mogoro. Giorgio, ma tu oggi sei qui in veste di produttore o consumatore? No, oggi di consumatore, però solo dei prodotti Campagna Amica a chilometro zero. E cosa hai portato di buono? Ho portato dei formaggi, e che per i formaggi la Sardegna ha una grossa tradizione di formaggi e quindi è necessario premiare anche i ristoranti che valorizzino le nostre produzioni, quindi consigliamo ai consumatori anche di controllare il menù per vedere appunto prodotti caseari nostri, perché ripeto, tra i pecorini ma anche i prodotti vaccini, i prodotti freschi tipo il casagedo su gas e vite, che è molto simile alla fetta greca, diciamo che appunto non, le varietà non mancano per tutti i gusti. Ma si può parlare di filiera corta anche per i formaggi? Qua appunto in Sardegna, ripeto, abbiamo una grossa tradizione, quindi proprio sui formaggi dobbiamo parlare di filiera corta, anche degli altri prodotti per carità. E con la filiera corta si ha un maggior controllo dei prodotti? Sì, siamo a maggior controllo dei prodotti, noi con la Fondazione di Campagna Amica portiamo avanti dei controlli sia interni che esterni a garanzia sia del produttore ma anche soprattutto del consumatore.
guancia di manzo, patata morbida, la guancia è cotta per 5 ore in vino rosso e agrumi, la pietolina è saltata con del pomodoro secco e un po' di aglio. Quelle sono le bucce poi degli agrumi. Non usare coltello. Infatti, esatto, stavo pensando. Si scioglie in bocca. Esattamente questo, 5 ore di coltello. Molto buona, è ben cotta, una struttura di 5 ore, quindi buonissimo, buon abbinamento, veramente gustoso. Mi fai assaggiare il vino, se voglio abbinarlo un po' con questo piatto. Cerca di chiamare. Ma per fare la cura prolungata. Io non lo so, allora. Ci abbiamo anche quella, aspetta una famiglia. E mia moglie. Ed è comodissima. Il vino adesso è. Laura, giusto? È un piacere. Ed è un piacere ascoltarti. Iscrizione. Perché la narrazione la supporta. Ma buonissimo. Ancora il vino si abbina veramente. Il contrasto e l'abbinamento dei sapori, quindi patate, la carne, le bietole. E poi chiaramente l'abbinamento di un vino rosso corposo, strutturato, che chiaramente rinfresca poi la bocca quando la degustazione. Quindi anche l'obiettivo del giusto abbinamento tra cibo e vino è una delle altre sfide che dobbiamo darci nel raccontare i nostri territori e nel esaltare i sapori dei nostri territori. L'aspro del pomodoro con chi? Della polpetta? No, nella pasta. Del galletto, cioè, del ragù di galletto. Che è stato scritto. E perché l'ha fatto 10 tu il brasato. Io il brasato per esempio l'ho trovato. Però l'ho trovato carne.